Un laboratorio di idee politiche, sociali e culturali per l'inclusione dei popoli che si affacciano nel Mediterraneo. A Villa Doria d'Angri, con il convegno Napoli nel Mediterraneo per il Mediterraneo, il Comune si fa promotore di un progetto che ha fra i suoi obiettivi quello di rinforzare il ruolo della città nell'area del Mediterraneo, costruire una rete di comunità locali solidali e cooperanti, condividere le scelte nelle direzioni dello sviluppo e rendere partecipi le città ai processi che riguardano le politiche comuni a tutti i paesi. Napoli intende rigiocare un proprio ruolo fondamentale sul versante del lavoro, dello sviluppo, dello scambio culturale, del commercio e del turismo, mettendo insieme tutte le città del Mediterraneo, partendo però con una proposta condivisa e costruita in modo democratico, partecipato, consensuale con le forze importanti che stanno attraversando questa città. Un sistema città che vuole confrontarsi con tutte le altre città del Mediterraneo perché insieme il tema della democrazia, dello sviluppo, del lavoro e del futuro ci unisce. Napoli si propone quindi come mediatrice per l'interrelazione, per rivalutare la ricchezza dell'area mediterranea ed offrire un supporto etico, sociale e culturale ad un patrimonio comune che sia in contrasto rispetto ad ogni forma di discriminazione. Io ricordo che Napoli è stata in prima linea insieme alla città, il sindaco, tanti sindacati, tante associazioni di chiedere al governo un permesso di soggiorno straordinario per ragioni umanitarie. Allora questo luogo che stiamo creando insieme e creeremo insieme è un luogo che serve anche per far nascere queste iniziative forti da una città simbolo di pace. Come comune vogliamo realizzare questo spazio della socialità del e per il Mediterraneo. È il nostro mare, è una grande ricchezza, la dobbiamo preservare e dobbiamo far capire quanto è strategicamente importante l'Italia e Napoli nella pace tra i popoli.